Per quanto riguarda il discorso delle normative anti-Covid, il frantoio rispetta tutte quelle normative che si attengono al DPCM vigente. Per quanto riguarda il discorso Green Pass, ovviamente verranno fatti, come da tutte le altre parti, controlli a campione presso le persone che lavorano dipendenti nel frantoio. E i controlli verranno fatti anche presso le persone che verranno a frangere le olive. Quindi, in conclusione, sì, come è stato già ampiamente detto, il frantoio con questa nuova possibilità, con questa nuova anche certificazione di produrre olio DOP, come è già stato ampiamente detto, il discorso sarà quello anche quello di fare conoscere presso tutti gli olivicoltori, presso tutti i produttori, il fatto che appunto il frantoio da quest'anno produce olio DOP. Quindi abbiamo pensato anche di fare un'assemblea convocando tutti i soci indicativamente verso la fine di novembre per divulgare questa cosa. Ovviamente facciamo conto anche sulle associazioni di categoria, facciamo conto anche di avere aiuti in questo senso anche dal comune per far sì che tutti i soci al più presto sappiano che da quest'anno il frantoio produrrà olio DOP.